La nostra prova di oggi comincia qui al Castelletto Circuit. Abbiamo un Alpine A110S, un rapporto peso-potenza pazzesco, poco più di 1000 kg di peso, 291 cavalli, un'auto adatta a ballare tra le curve. Andiamo a vedere. Diciamo un'auto davvero avvolgente in cui si entra, né si sale né si scende, ma si entra e poi si viene avvolti da questi sedili contenitivi, che è un po' come un guanto che una volta che lo calzi sulla mano ti fascia completamente. Alpine è indubbiamente un peso piuma, la massa totale è pari a 1114 kg e in opzione è anche possibile ordinare il tetto in carbonio per avere ancora un paio di chili in meno, ma andando di questo passo allora conviene saltare pranzo e la cena per un paio di giorni. Insomma, va bene tutto, ma non è neanche necessario esagerare, o almeno finché non si va in pista. Il propulsore è un 4 cilindri 1.8 turbo che passa dai 252 cavalli dell'Alpine 110 standard a 292, mantenendo gli stessi newton metri di coppia, che sono 320. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione 7 marce e la potenza si ottiene a 6.400 giri grazie all'aumento di 0.4 bar della pressione di sovralimentazione, mentre la coppia massima è disponibile dai 2000 ai 6400 giri. Decisamente rilevanti anche le modifiche all'assetto, che è stato totalmente rivisto per offrire un feeling di guida ancora più diretto, un kart feeling. Sono presenti molle più rigide del 50%, i pneumatici di serie sono dei Michelin Pilot Sport 4. La lettera magica qui è la A, la si preme sul display e compaiono delle schermate dedicate a chi vuole la guida sportiva, a chi desidera schiacciare sul gas. Ecco allora la prima, che riguarda la pressione del liquido dei freni, poi abbiamo la temperatura liquido refrigerante, andiamo a quella successiva, abbiamo la temperatura dell'olio, poi ci spostiamo, coppia motore istantanea, la potenza, la pressione del turbo, la temperatura dell'olio, quella dell'aria aspirata, in questo momento sono 30 gradi, e la pressione sull'acceleratore in percentuale, adesso stiamo ancora andando piano, è solo il 27%. Poi abbiamo un diagramma dedicato alla coppia motore e alla potenza. Schermata successiva è un focus sul cambio a doppia frizione e anche in questo caso ci dice qual è la marcia preselezionata, perché sappiamo che col doppia frizione ce n'è già dentro una pronta, se è a salire o a scendere, in questo momento siamo in terza, ma è già preselezionata la quarta. Tutto ha un prezzo, anche i sogni. Per questa Alpine ci vogliono 68.000 euro e soltanto questa vernice, che è particolare, costa 4.980 euro in più. Insomma, a 75.000 ci si arriva in un baleno. A come Avengers o a come Alpine. Dopo la pista l'abbiamo portata anche in montagna. A noi è piaciuta e a voi?